Siamo al Ministero per le Infrastrutture delle Politiche Agricole e Forestali con lo chef che si chiama? Russo Giuseppe. Cosa ci stai preparando di buono? Stiamo preparando il piatto Blue Sea Land, un piatto molto ricco di odori e di sapori con un mix di spezie ed erbe di diverse culture. In più il nostro re gambero rosso del nostro Mediterraneo e del gamberetto bianco e per finire della razza. Abbiamo guarnito il tutto con dei pomodori secchi e delle acciughine e poi infine anche con una crema di pistacchio. Un mix veramente ottimo. Quindi si può dire che questo è il piatto che integra più culture possibili? Esatto. Abbiamo la curcuma e la rissa, quindi una tunisina, e il nostro pesce del Mediterraneo, quindi un mix di culture. Siamo alle Prodo dei Saraceni con Ciccio. Allora, cosa te ne sembra di questa manifestazione? Manifestazione bellissima, complimenti a chi lo organizza perché è un evento bello per il paese. Speriamo che nei prossimi anni ci sarà sempre perché un turismo allucinante, molta gente è arrivata sul paese, complimenti veramente e grazie a tutti. Cosa preparate di buono? Salsiccia e cipolla e degustazione di vini tipici siciliani. Siamo nello stand di AD Maiora con il cuoco che si chiama? Paolo Alessi. Cosa esponete al vostro stand? Esponiamo delle confitture sott'olio tutta a base di frutta secca con mandorle, pinoli, pistacchi e quant'altro per fare dei primi piatti, anche delle bruschette. Poi abbiamo abbinato anche il nostro amaro, che è un amaro che noi lo produciamo a Mazzarino fatto con le nostre erbe selvatiche e poi ci abbiamo abbinato anche per questo evento su Mazara del Vallo, che noi siamo anche invitati dalla Camera di Commercio, che diamo onore e rispetto alla nostra provincia di Caltanissetta, abbiamo anche abbinato i nostri cannoli con la scorzetta al pistacchio, con la nostra ricotta e i nostri pascolaggi bio del nostro territorio, e abbiamo anche rifinito il nostro cannolo, che ora ve lo faccio vedere, con un groncatino di mandorle, che siamo dominanti di mandorle a Mazzarino. Cosa ne pensate del Blue Sea Land? Bello, è stato un bel evento, peccato un pochettino anche il tempo ci è venuto un po' contrario, ma siccome noi siamo gente che siamo protagonisti e preghiamo che le cose vanno bene, abbiamo siamo qua per promuovere anche il nostro territorio di Mazara del Vallo, che è importante, che ci sono stati 40 paesi esteri e per cui li abbiamo incantato con i nostri prodotti mediterranei. Quindi ritornerete anche l'anno prossimo? Assolutissimamente sì, certo che. Stiamo facendo delle penne ai profumi di Mazara del Vallo, consentitemi, è un spettacolo. Abbiamo preso un po' di mandorle, pinoli qua in queste, li volevamo abbinare con i gamberoni di Mazara, ma siccome c'è stato maltempo abbiamo accomodato il nostro piatto più mediterraneo. Allora, vediamo qua, le pesce di coppina, queste cose. Scusa, attenzione, ecco, stiamo rilevando queste belle penne proprio al sangue, che è un spettacolo, guarda che colore, pasta all'uovo, voilà. Viene voglia di fermarsi a cena? Assolutissimamente, dobbiamo fermare anche il pubblico di questo pubblico mazzarese. Questo è uno dei vostri piatti tipici? Esatto, è un nostro tipico piatto che abbiamo portato dall'entroterra abbinandolo sempre con, qua c'è un'altra azienda che ha portato un po' di pomodoro, San Barzano con delle melenzane abbinate e abbiamo messo anche della bella frutta secca che l'abbiamo noi nella nostra azienda. Pure abbiamo fatto un gemellaggio live qua. Allora, darci la ricetta di questo piatto? Niente, abbiamo fatto un soffritto con olio, aglio, di quello che abbiamo trovato qua nei nostri stand d'eccellenza, abbiamo preso un po' di olio biologico, aglio, l'abbiamo fatto rosolare, poi ci abbiamo messo questa bella frutta secca che abbiamo noi, che è, tra l'altro qua la stiamo commercializzando, poi il pomodoro sempre qua vicino al nostro stand, abbinato con delle melenzane, del basilico, e per cui un po' di pasta che c'era un'altra azienda, non ricordo ora com'è, che è un'eccellenza anche questa pasta, sono delle mezze penne rigate. Alla norma, chiamiamola la norma, ma mettiamo un nome ai profumi di collina, dai, ai profumi di Mazara.
Non ci arriviamo. Perfetto. Allora che facciamo? La mettiamo, se mi tieni questo vassoino lo mettiamo qua, scusa un attimo. Attenzione, scusa, due minuti, vorrei essere un po' più... Spazio, grazie. Un po' di spazio pubblicitario. Perfetto. Signori, prego, i miei collaboratori stanno dormendo, purtroppo, perdonateli qua. E quindi abbiamo le penne ai profumi di Mazara del Vallo. Andiamo dallo all'altro stand che abbiamo piattini, forchettini e quant'altro. Noi stiamo completando questo servizio che siamo qua in ricevimento della nostra Camera di Commercio di Caltanissetta. Grazie a loro siamo qui presenti a questo bel pubblico di Mazara del Vallo. Grazie a voi, grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia, grazie a questo evento e speriamo che ci ritroviamo un altro anno. Grazie. Siamo al laboratorio del couscous con la responsabile della Proloco di Mazara del Vallo, Liliana Ingenito. Allora, cosa preparate in questo bellissimo stand? Allora, qui questa è la sede dell'associazione turistica Proloco e noi stasera abbiamo organizzato un piccolo laboratorio sulla proprio preparazione del couscous in collaborazione con la Fondazione San Vito Ollus e con la cooperativa Nuovi Italiani. È stato realizzato il laboratorio proprio tematico per spiegare come avviene la fase preliminare della preparazione del couscous, cioè l'incocciata, che è particolare, bisogna sapere cucinare il couscous e soprattutto prepararlo. Dopodiché le donne della cooperativa Nuovi Italiani, che sono tutte donne tunisine ma che vivono a Mazara del Vallo da tantissimi anni, hanno preparato il couscous di verdure e di finocchietto selvatico. Oltre al couscous noi offriamo, con un contributo minimo per contribuire alle spese dell'associazione, un bicchiere di vino e un mucunetto, che è il dolce tipico della tradizione siciliana. Il tutto nasce proprio dallo sposalizio delle due culture, la cultura mazarese e quella tunisina. Attraverso questo messaggio vogliamo lanciare il messaggio di pace, perché Mazara è città multietnica per eccellenza, dove convivono culture e religioni diverse. Cosa ne pensa di Bluesyland? Ho partecipato attivamente all'organizzazione di Bluesyland, faccio parte dello staff, è un bellissimo evento, è stato molto difficile comunque gestire un evento così grosso, abbiamo avuto serie difficoltà a causa del tempo purtroppo, piccoli inconvenienti, ma con il nostro staff siamo riusciti a superare anche questo. Oggi il tempo è clemente, quindi si vede tanta gente in giro, è andata bene, possiamo dire che stasera finalmente il sole proprio splendeva nel cielo di Mazara del Vallo. Mi può spiegare cosa c'è all'interno delle pentole che vediamo qui su questo tavolo? Sì, all'interno delle pentole c'è la semola preparata nella couscousiera, quindi il couscous, poi il brodo di verdure e il couscous di finocchietto. Quindi abbiamo fatto preparare proprio il couscous di verdure, il couscous di finocchietto, non quello di pesce che è quello tradizionale mazarese, proprio perché abbiamo voluto dare spazio alla comunità tunisina e soprattutto alla cooperativa Nuovi Italiani, che attivamente si è proprio prestata all'organizzazione sia del laboratorio tematico, quindi il laboratorio del couscous, sia anche sulla preparazione di queste pietanze. I complimenti sono stati tantissimi, il pubblico ha gradito, ci sono state tante presenze, siamo felici questa sera finalmente di aver potuto portare avanti una delle nostre iniziative, perché lo scopo dell'associazione Proloco è quella di promuovere il territorio anche attraverso l'enogastronomia. Ringraziamo anche le aziende che ci hanno dato il loro contributo, la Vallovin, Colomba Bianca, Foraci, il Pastificio Poiatti, perché abbiamo utilizzato la semola, e tutto lo staff dell'associazione Proloco, i volontari che si stanno spendendo attivamente affinché questa manifestazione, sia tutto Bluesyland ma anche soprattutto la nostra iniziativa, a questo grande successo. A noi ci piace.